Una volta ultimata, la diga a cavallo delle province di Catania ed Enna incrementerà di circa 35 milioni di metri cubi i volumi idrici accumulabili negli invasi siciliani e garantirà acqua a 17.000 ettari di terreni, più del doppio di quelli attualmente raggiunti. Secondo il cronoprogramma del governo regionale, nel giro di alcuni mesi sarà pronto il progetto, poi scatterà la procedura per l'approvazione da parte degli organi competenti che impegnerà circa un anno. Si procede a tappe forzate, afferma il presidente della regione Nello Musumeci, per completare l'impianto e mettere la parola fine ai disagi con i quali per tanti anni migliaia di agricoltori sono stati costretti a convivere per arrivare all'ultimazione di un'opera ritenuta strategica per garantire un adeguato rifornimento d'acqua ai territori della piana etnea. La posa della prima pietra risale al 1990 e i lavori furono bloccati sul finire a seguito del ritrovamento di reperti archeologici, da cui un conflitto tra chi sosteneva dovessero prevalere gli interessi archeologici e chi dava priorità a salvaguardare l'opera. Negli anni fu dimostrato che gli interessi erano conciliabili e quindi si poteva procedere in favore della ripresa dei lavori. La diga nel frattempo era stata sequestrata. Dopo 20 anni è stato Palazzo Orleana a riavviare l'iter, firmando lo scorso anno un accordo col Ministero delle Infrastrutture che trasferita alla regione siciliana i 60 milioni necessari a rendere operativa la struttura. Da Legambiente Sicilia intanto il presidente Gianfranco Zanna commenta: le opere finora realizzate della diga Pietra Rossa fino a prova contraria sono abusive, prive delle necessarie autorizzazioni amministrative della soprintendenza. Ci chiediamo che fine abbia fatto l'inchiesta aperta dalla magistratura su questi aspetti. Nella decisione del governo regionale viene sottolineato che quest'acqua servirà all'agricoltura della piana di Catania, ma con quali finalità, considerata la atavica crisi della vendita degli agrumi sulla nostra regione? Infine, qualora la diga dovesse realizzarsi, sarà cancellato uno stazzo romano di altissimo valore archeologico che si trova in una delle vie di comunicazione più importanti della Sicilia di allora. È sicuramente non riproducibile in una fantasiosa riproduzione virtuale. Non ci aspettavamo che questo governo riaprisse la triste pagina degli scandali delle dighe, dove si è più mangiato che bevuto perché l'acqua è continuata a mancare nelle case dei siciliani.